Questo è il Luneur Park, un parco grosso più di 200.000 metri quadri, pieno di giostre ed attrazioni. Noi invece siamo gli 8 concorrenti di questo video e l'ultimo che si farà trovare da Sciaffa vincerà 1.000 euro. Avrete 1.000 secondi per nascondervi, a partire da ora. Andiamo! Casco palese. Ma non lo vedi come corre il teone e il leone? 1, 2, 3. Oggi noi ragazzi siamo in minoranza, quindi io e Vito ci coalizziamo contro tutte loro. Forza maschi! Non ci divideremo mai. Sono sola, non so dove andare. Francesca, abbiamo un'idea malata. Stiamo per entrare in questa casa abbandonata. Fa abbastanza paura. 112, 113, 114, 115. Già sta finendo di contare e abbiamo scelto per la ruota panoramica. Vai. Entra. Ok. Ci siamo alleate, siamo venute qui, praticamente non c'è nessuno. Puntiamo ad andare lì, magari ci nascondiamo. Anche quello è un passo molto carino in realtà. Ci passiamo. Mamma mia, ci ho fatto, io odio. 333, 334, 335. Teo, vai via da qua. Ragazzi, incontri inaspettati. Teo, fa veramente paura. Oh, non fate scherzi, mi sento male. Mamma mia. Oddio! 998, 999, 1000. Pronti o no? Vengo a trovarvi. No, è iniziato. Io non mi sono ancora nascosta, sto da sola all'ingresso, quindi dove si nasconderebbero tutti. E quindi non so che fare. Inizierò a fare un breve giro veloce di tutto il parco per poi iniziare bene a cercare la zona piena di attrazioni e giostre. Oh, ma guarda quei due. No, dai, sono dei geni. Arrivo, amore. Che vuole? Fammi salire. No ragazze, oggi vinciamo io e Vito. No, no ragazze, vai via. Vai via. Mi fai salire. E io vi mando bevuti, eh. Adesso abbiamo un nemico in più. Me lo ricordavo più piccolo il parco. C'è nessuno? Mi sono mai riga. Oh no. Devo scappare perché lì c'è già fa. Scappo. Vado nelle fratte. Quella zona sinceramente mi preoccupa. Vorrei evitare di bagnarmi. Ho un'idea. Oggi freghiamo Sciaffa. Corri. Levati la felpa. Andata. Fighissimo. Ci sta Sciaffa laggiù. Dobbiamo proprio correre come dei cani adesso. Briga di ruota. Ragazzi. Oddio, sembra una persona vera veramente. Ciao. Ciao Vito. Siamo scappati da Sciaffa. Oggi lo preghiamo noi. No, vabbè, il segreto. Guarda che pollo. La sette è lì sopra, quell'arancione. È uno. Andiamolo ad aspettare lì sotto. E qui abbiamo il primo eliminato della situazione. E ora che fa? Mi aspetta? Mi dà un abbraccio? Dai bello! Dai che sei sceso! No raga! Vito! Questa è la tua felpa, lo so, ti vengo a prendere. Siamo ufficialmente dall'altra parte del parco. Io e Vito sapevamo che ci sta all'area acquatica, quindi sotto ci siamo messi i costumi. Dopo, in caso di venienza, ci andremo. Adesso invece ci stiamo allontanando il più possibile da dove stava Sciaffa. È arrivato il momento che io vi abbandoni. Per un semplice motivo, io in questi video sono quello che se ne va in giro l'impavido. Non posso rimanere qui per troppo tempo. No, te lo ti prego, non ci abbandonare. Ora vado a cercare Chiaretta e facciamo un macello. Entrare anche da sole. Ce l'abbiamo fare, adesso saliamo su e ci mettiamo sopra, perché è il posto migliore. A questo spot per controllare che c'è Sciaffa. È Chiaretta, raga, c'è Chiaretta. Dimmi se mi vedo da fuori, eh. Ok. Teo! No, ti giuro che non si vede. Sto morendo di caldo. Lo sai, volevo. Ciao bella mia. Ti fa caccia? Nascondigli di oggi. Sono veramente difficili. Ok, ci troviamo di fronte al playground per bambini. Entriamo qua. Dovesse arrivare Sciaffa, abbiamo questo scivolo che ci porta direttamente fuori. Sciaffa, hai zero possibilità. Sento parlare. Possibile siano in due? Ci sta Lorenzo. Ci sta uno dei cameraman di Sciaffa. Ci conviene scappare adesso. Vai. Lascio qua tutto. Questa è la zona innevata. Con zona natale. Ho ho ho! Buon Natale!
Ragazzi, Ciaffa sta là sopra e noi stavamo esattamente dietro questa siepe. Niente, però ho trovato questo. Dai, andiamo. Siete effettivamente le prime che ho trovato. Sì, sono contenta perché ho fame. Ragazzi, abbiamo le prime due eliminate di questa sfida. Sono Carlotta e Noemi. Non ci credo, tua sorella. Non ci posso credere, raga. Già i primi due eliminati in un colpo solo. Raga, raga, c'è Teo. C'è Teo nei giochi dei bambini. Vedo le sue scarpe. Raga, assurdo, c'è Ciaffa. Lasciate ogni speranza voi che entrate, soprattutto nei giochi per i bambini. Tipo, non lo so. Teo? Ebbene, selvaggio? Ho detto basta, ormai è vinta, non mi ha visto. Invece ti ho visto da lì sopra. Cioè, è assurdo, raga. Ragazzi, vi comunico il terzo eliminato della giornata, Teo Nazionale. Non ci credo. Porca miseria, Ciaffa è troppo forte. Spero che voi abbiate più fortuna di lui. Siete rimasti in 5. Io direi che adesso che siamo in 5 possiamo attuare la tattica. Facciamoci il bagno. Ah. Dobbiamo essere straveloci. Nel frattempo stiamo controllando se arriva Ciaffa. Dobbiamo nascondere qualsiasi nostra cosa. Ciaffa non deve vedere queste cose. Qui a Lunar Park c'è pure un labirinto. Devo girarvelo tutto perché non voglio perdermi nessuno. Dovrei seguire una logica, ma andiamo a caso. È freddissimo, raga. È l'acqua più fredda in cui sia mai stato. La cosa bella di questo posto è che sta al centro della mappa e sta in alto, quindi possiamo letteralmente vedere tutto. Eccolo. Ciaffa si sta avvicinando. Quando entra, usciamo dalla nostra uscita di sicurezza. Sta venendo qua. Il nostro piano è, appena lo sentiamo salire, scendiamo nella nostra discesa, l'unica via di uscita, per non incrociare Ciaffa. Sto morendo da... Mamma è qui da voi! Di sopra dobbiamo andare via ora. Siamo uscite dalla casa con loro dentro. Asi e Francesca stanno scappando. Vuol dire che Ciaffa sta di là, ragazzi. E niente, non c'è nessuno. Siamo scappate. Mentre lui saliva, noi scendevamo. Ora dobbiamo trovare per un altro nascondiglio e non ci ha visto niente. È stata un'impresa impossibile. Ragazzi, è arrivato il momento di rendervi la vita complicata. Chiuderò la prima zona, la zona giochi. E noi ci siamo già levate. Siamo arrivati? Ci siamo levate. Dove vado? Come scendo? Io sto prendendo una scossa. Oddio. Allora, il problema è questo. C'è solo questa via per andare di là. La zona rossa è delimitata, quindi devo stare per forza qua. Uscite! Non vi faccio nulla! No, 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 no! No, 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 ho appena detto a Teo di portare tutte le nostre sacche in safe perché hanno chiuso la zona delle giostre. Ho fatto la giocata, sennò stavo scalzo tutto il tempo. Belli, dove siete? Ancora nessuno? Beccano, cioè è una via sola, ci becchiamo. Non c'è nessuno, vero? Stava arrivando Ciaffa là. Io di là non posso andare perché è la zona rossa. Di là non posso andare perché è rossa. Tutti qua. Ragazzi, andiamo a cercare qui perché dal cambio zona potrebbe esserci nascosti tra i cespugli, tra le cose. Aiuto, aspetta il mio destino. Salve. Chiaretta! Dove andavo? La zona più scellata, dove andavo? Ragazzi, vi comunico il quarto rim-
eliminato della giornata. Chiaretta, mi spiace. È stata trovata anche Chiara? Non sappiamo bene cosa fare. Aspetteremo qui. Giaffa non ci vede, ma ora ci sentirà. No, no, no. Ragazzi, ho sentito chiaramente urlare Vito che faceva la scimmia. Direi di andarlo a prendere. Ecco Giaffa. No, 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 no. Sta ufficialmente arrivando da noi. Ma ragazzi, sono i due. Via, via. Oddio, raga, mi sono frecicato. Oddio, devo scappare da Giaffa. Non so che fare, non so se rimanere qua oppure correre via. Ok, ok. Devo nascondere qua sotto perché se no Giaffa mi vede, se no Giaffa mi vede. È scappato Matteo. Abbiamo ufficialmente anche il quinto eliminato, Vito. Mi spiace ma non ce l'ho fatta. Siamo in finale. Non ci credo mai, Dico. Manco io, pensavo uscissimo per prime. No, vabbè. Hanno preso Vito? Sì. Ok, sto morendo dal freddo. Ok, ok. Mi sono cambiato, sono però tutto zuppo. Se riesco a mettermi anche i calzini e to... Ok, ok. Ho fatto tutto il giro. Ci ho fatto esattamente là dietro però. Visto Matteo dietro la giostra. Matteo, sei ufficialmente il vincitore di questo nascondino! L'ho detto che me la portavo a casa!